questo è il buongiorno di Mattino 6 per oggi, sabato 12 settembre. In questa giornata si ricorda il Santissimo Nome di Maria. La festa del Santo Nome di Maria fu concessa da Roma nel 1513 ad una diocesi della Spagna, Cuenca. Soppressa da San Pio V, fu ripristinata da Sisto V e poi estesa nel 1671 al Regno di Napoli a Milano. Il 12 settembre del 1683, avendo Giovanni III coi suoi polacchi vinto i turchi che assediavano Vienna e minacciavano la cristianità, il beato Innocenzo XI in rendimento di grazia estese la festa alla Chiesa Universale, la fissò alla domenica tra l'ottava della Natività. Il santo Papa Pio X la riportò al 12 settembre. E poi ora iniziamo con i titoli dei quotidiani, iniziamo dalle pagine del Centro. Presi i giovani violenti della Riviera Pescara, ecco i bulli che hanno seminato il panico. Arrestati due minori, a centropagina l'anticipo della Serie B, Perugia sconfitto per 2-1. Il Pescara vince, Caprari dopo il gol se la prende con il pubblico. Nelle cronache proteste in ospedale, oculistica, malati trasferiti ma solo di notte, siamo a Pescara. E poi i nuovi dati ARTA, beffa finale, adesso il mare è tornato pulito. Il traffico, Corso Vittorio e polemica sul doppio senso. Di taglio basso, tennis, Open USA, risultato storico per l'Italia. Flavia e Roberta favolose. Pennetta e vince in finale, battute le favorite Alep e Williams. Di taglio alto, prima le dimissioni, poi la nuova giunta, il valzer in regione. Andiamo sulle pagine del Messaggero dedicate all'Abruzzo. Il Pescara rialza la testa, ha battuto il Perugia. Memusciai sul rigore, Caprari firmano la prima vittoria. Il calcio Serie B, Lanciano Ascoli, D'Aversa chiama i tifosi al Biondi. Per il calcio a 5 c'è Pescara Asti, gara secca per la Supercoppa. E poi il knockout game, stop alle baby gang. Pescara, da due mesi seminavano il terrore sul lungomare in centro. Quattro minori in manette, operazione di carabinieri e polizia, l'accusa rapina, estorsione, ricettazione, porto abusivo di armi. A Tagliacozzo il delitto alla piccola Svizzera, tre colpi sparati, uno quello mortale. E poi Lanciano, viti e placche sequestrate a ortopedia. Di spalla, segreteria del nuovo centrodestra Di Primio e Piccone in fibrillazione. Partito stampella di Renzi, sa solo tagliare i comuni. L'idea, allearsi con Lega e Forza Italia. Di taglio alto, escluso da X Factor, spopola sul web il lancianese Ray Sugar Sandro. L'Aquila, solisti e Isa, sì all'alleanza con la Barattelli, ma si resta divisi. E poi la crisi in regione, da Alfonso a zero alla giunta, oggi le nuove deleghe. Vediamo anche i titoli di apertura del quotidiano La Città. Bloccato il campionato del Teramo. Accolta l'istanza cautelare del Forlì che vuole il posto del diavolo in Lega Pro, si decide entro il 23 settembre. E poi Silvi, 400 posti di lavoro in più nel futuro centro servizi, un altro universo. La città sta dalla parte dei disabili, la raccolta fondi per il ricorso al TAR è stata un successo. Ancora sulla crisi e sul rimpasto di giunta, la critica, questo proprio sul taglio delle prefetture, per Renzi siamo la periferia dell'impero. E poi ANCE compravendita aumentate del 27%, da Teramo riparte la fiducia nel mattone. Approvato il progetto Giulianova vara il palazzetto da 800 posti. La crisetta regionale autoazzerata alla giunta D'Alfonso. Prima di sfogliare le pagine dei nostri quotidiani, come sempre, ascoltiamo il consiglio delle nostre stelle. Ariete. Gli astri stimolano l'estro, accrescono la disponibilità verso gli altri, vi rendono ancora più amabili del solito. Se svolgete un'attività professionale autonoma, lo spirito è alto, sarete più belli, luminosi e soddisfatti in amore. Toro. Potete contare su una splendida volta celeste. Siete sostenuti nelle questioni economiche e potete investire il vostro denaro nei settori vincenti e negli affari più proficui. Il settore degli affetti vi riserva molte gioie. Gemelli, il gioco delle forze astrali è tutto a vostro favore. Potrete portare avanti i progetti in corso o dare il via a nuove iniziative. In amore, dovrete sfruttare bene questo giorno, potrete ristabilire una nuova intesa con il partner.
Cancro, oggi qualche intoppo vi farà perdere la calma, ma non sfogatevi con chi è intorno a voi, potreste rendervi insopportabili. Occupatevi del vostro benessere e lasciate andare le cattive abitudini. Praticate con regolarità un'attività fisica. Leone. Per i single si prevede una giornata eccitante all'insegna dell'avventura. Si accentua la disponibilità a mettersi in gioco assieme alla voglia di provare emozioni forti. Si creerà anche una situazione favorevole in campo professionale. Vergine, oggi perderete molto tempo a causa della vostra distrazione. Fate una determinata cosa, ma la testa invece sembra essere da tutt'altra parte. La colpa sarà della stanchezza. Con il partner non cercate di avere sempre l'ultima parola. Bilancia, tutto va per il meglio e il cielo è dalla vostra parte, dunque non potranno mancare le situazioni più favorevoli. Giorno perfetto per trascorrere una serata molto speciale con il partner o convincere una persona indecisa a seguirvi. Scorpione. Mettete da parte la prudenza e buttatevi nella mischia, anche a costo di rischiare qualcosa. La fortuna è completamente dalla vostra parte, sfruttatela. Accettate un invito per la serata se siete soli. Sagittario, il giorno vi sorprende svogliati e con una sensazione di malessere? Non vi preoccupate, è la luna che crea disagi. Non riservate stanchezza e nervosismo sul partner, piuttosto cercate di rilassarvi tra le braccia di chi vi ama. Capricorno, la vostra giornata si accompagna a riflessioni, a valutazioni che promettono di rimettere a posto quel che non funziona, in questo momento, nella vostra vita professionale. Se avvertite stanchezza, limitatevi a rallentare i ritmi lavorativi. Acquario, le stelle si allineano per regalarvi un giorno piuttosto tranquillo. In campo professionale gli astri promettono soddisfazioni. L'amore vi sorride e anche il campo finanziario è illuminato dalle stelle. Tanti gli inviti e le proposte per la serata. Pesci. Noia, stanchezza, irritabilità e imprevisti non vi permetteranno di concentrarvi nel lavoro come vorreste. Se svolgete un'attività a contatto con il pubblico, sarete insofferenti verso chi non vi capisce al volo. Iniziamo a sfogliare le pagine dei nostri quotidiani e iniziamo con l'emergenza, immigrazione. Ungheria da martedì un muro con la Serbia, Orban. Arresto per chi varca la frontiera, siriani sul tir, italiano fermato, 12.000 profughi in un giorno in Austria, le immagini shock del recinto. Renzi a Repubblica, superare egoismi, superare Dublino. E poi l'OIM, 430.000 arrivi dal Mediterraneo, un anno record. La marcia degli scalzi conquista il red carpet, 60 città hanno aderito all'appello lanciato a Venezia, cortei in tutta Italia, le richieste, corridoi umanitari, concessioni di documenti e asilo, unico europeo. E poi ecco il vademecum antirazzista, 14 bufale smontate, una per una da valigia blu e la cronaca italiana. In un anno arrestati 35 sospetti jihadisti, il bilancio del ministro Alfano che lode il lavoro di prevenzione delle forze di polizia e dell'intelligence, espulsi 19 imam. Il sindaco di Padova contro gli immigrati, sindaci leghisti usciranno dall'ANCI. E poi 11 settembre, ora la minaccia degli hacker. Obama ricorda le Twin Towers, intelligence in allerta, paura, la stazione ferroviaria di Washington. Di taglio basso, gru crolla sulla grande moschea, 87 morti. Strage alla Mecca, sfondata la struttura, travolgendo i pellegrini. L'incidente durante una tempesta. Politica, i nodi del governo, scontro del PD sul Senato, Renzi, voti ci saranno. Continua il braccio di ferro sulla riforma Boschi. Lotti avverte i dissidenti. Se costretti ci rivolgeremo ad altre forze. Grasso categorico, dice decido io. E poi la scuola, solo in 34 hanno rinunciato alla cattedra.
Iara, il padre, ricorda, era felice e tranquilla, ma io vidi un furgone. Bergamo ha aperto il processo a carico del muratore Bossetti. La madre ha dichiarato era rimasta impressionata dall'omicidio Scazzi. Apriamo la pagina regionale. Si parla del rimpasto in regione, la nuova giunta fatta dopo le dimissioni. Oggi l'ufficialità sulla risoluzione della crisi, deleghe pesanti a Gerosolimo. Mazzocca va al posto di D'Alessandro. E poi i commenti dell'opposizione. Chiodi dice che pantomima e la Marcozzi, troppi conti aperti. L'ultimo obiettivo della Sclocco sul lavoro, Sclocco che lascia il suo assessorato al lavoro e alla formazione proprio al neo entrato Gerosolimo. Andiamo sulle pagine del Messaggero, sempre per il rimpasto di giunta. D'Alfonso, odissea infinita, azzerate le deleghe, ma la soluzione è la stessa. Dentro Gerosolimo, fuori Mazzocca che tiene il punto, vedremo. Il governatore un mese in una pozzanghera, da qui si riparte. Anche SEL vara una serie di incontri, bordate dall'IDV, spartizione personalistica, neanche partitica. E poi la Marcozzi dei 5 Stelle incapaci di governare è palese. E allora ieri la notizia delle dimissioni firmate da tutta la giunta D'Alfonso, dimissioni che arrivavano soltanto per le nuove nomine. E allora vediamo tutto in questo servizio. Gli assessori della giunta regionale abruzzese si sono dimessi in blocco stamattina per permettere al presidente D'Alfonso il rimpasto delle deleghe e consentire così la risoluzione della lunga crisi di governo con l'ingresso in giunta del consigliere regionale Andrea Gerosolimo della lista Abruzzo Civico. Per dare un contributo all'avvio della soluzione della crisi aperta ad agosto in consiglio regionale, ha dichiarato l'assessore Mario Mazzocca, a seguito delle mie dimissioni presentate da tutti gli altri componenti, la giunta del sottosegretario, anch'io ho restituito al presidente D'Alfonso l'incarico e le deleghe che mi erano state conferite formalizzando le mie dimissioni. Una crisi, è bene ricordare, creata da altri e subita soprattutto da noi. La richiesta fatta da SEL di compiere preliminarmente un percorso di verifica e aggiornamento del programma di governo è, a questo punto, ineludibile. Adesso si apre la fase 2 del governo regionale, ha aggiunto il consigliere regionale Gerosolimo, che era esattamente quello che anche noi di Abruzzo Civico avevamo chiesto. Avevamo posto dei problemi di natura programmatica sui quali adesso siamo d'accordo al 99%. Quanto al rimpasto, la soluzione individuata da D'Alfonso con le dimissioni di tutti gli assessori rappresenta la scelta migliore. Non mancano le reazioni dall'opposizione. Ha vinto Gerosolimo, hanno perso D'Alfonso, D'Alessandro, Selle e Mazzocca. Le dimissioni degli assessori della giunta D'Alfonso rappresentano una pantomima per gettare fumo negli occhi e nobilitare i passi indietro che hanno dovuto compiere D'Alessandro e Mazzocca. Con queste parole ha commentato l'accaduto l'ex governatore Gianni Chiodi. Siamo allibiti, evidentemente D'Alfonso ha fatto troppe promesse, non solo agli elettori ma anche ai suoi alleati che adesso presentano il conto. Si apre così un precedente pericoloso, ha chiosato la consigliera del Movimento 5 Stelle, Sara Marcozzi. E allora questa mattina ci sarà l'ufficializzazione da parte del governatore D'Alfonso. Andiamo a vedere come dovrebbe essere costituita la nuova giunta. Salvo colpi di scena dell'ultimo minuto, non nuovi ad Alfonso, la giunta regionale che sarà ufficializzata questa mattina si comporrà così. Mario Mazzocca di SEL lascia l'assessorato per assumere il ruolo di sottosegretario alla presidenza al posto di Camillo D'Alessandro del PD, mantenendo però la delega pesante all'ambiente. Si dissolve così l'ultima girandola di ipotesi che aveva visto contendersi il posto in giunta tra Mazzocca e Donato Di Matteo, sempre del PD. Con quest'ultimo, che dunque mantiene le deleghe a lavori pubblici e edilizia popolare, resterà forse scontenta SEL, che vede così uscire dalla giunta Mazzocca, il quale perde il suo ruolo politico per acquisirne uno più istituzionale e dunque meno autonomo. Entra in giunta, come previsto, il ribelle Andrea Gerosolimo, che esibisce così il trofeo di deleghe importanti come aree interne, grandi eventi, formazione e lavoro. Queste ultime sottratte a Marinella Sclocco, che resta in carica blindata per mantenere la quota rosa in giunta. La Sclocco mantiene la delega alle politiche sociali. Resta tutto uguale per Dino Pepe, agricoltura, e per Silvio Paolucci, sanità. D'Alessandro torna nel consiglio regionale, ma sarà un super consigliere con le deleghe ai trasporti, al turismo e restando spalla destra di D'Alfonso, che preferisce avere un consigliere amico su cui contare e che non tradisca in aula, insomma anche in politica l'esperienza insegna. E poi la Costa Teatina tra ambiti e sviluppo. Confindustria dice se questo è un parco.
Gli imprenditori indicano al centro dove industrie, infrastrutture e palazzi saranno inglobate nelle future aree tutelate. Di spalla il decreto sviluppo referendum ante trivelle la proposta in 5 consigli. Si parla di export. L'export di Chieti vale da solo 3/4 di quello regionale. E poi i sindacati scoprono limiti e criteri della nuova sanità. Incontro con l'assessore Paolucci sul riordino degli ospedali. Spot TV e web sui punti nascita e da Roma arrivano altri fondi. E poi su Pescara i pestaggi e le rapine, scoperti bulli, arresti, denunce per 7 giovani che giravano armati e si divertivano in riviera col knockout game. Ieri c'è stata una conferenza stampa congiunta tra carabinieri e polizia proprio per questo arresto di questo fenomeno molto pericoloso. Da tempo si parlava di aggressioni sul lungomare a Pescara e anche nel centro storico, e allora tutti i dettagli li sentiamo in questo servizio. Knockout game, rapine e pestaggi nella notte della movida pescarese. Protagonista una gang di giovani e giovanissimi pescaresi identificati da polizia e carabinieri che questa mattina hanno tratto in arresto un 17enne e un 14enne e denunciato altri 5 ragazzi. Fra questi anche un 13enne non imputabile. Per il 17enne il PM del Tribunale dei Minori dell'Aquila ha disposto la misura cautelare della custodia in carcere presso un istituto penale minorile, mentre per il 14enne è stata disposta la misura cautelare del collocamento in comunità. In questa attività siamo riusciti a mettere insieme tutta una serie di episodi che inizialmente sembravano scollegati. I due arrestati facevano parte di un gruppo più ampio che ha terrorizzato giovani e giovanissimi sul lungomare per tutta l'estate. E comunque è stato fondamentale l'impulso che è stato dato dalle denunce dei ragazzi che, pur impauriti, pur intimoriti dalla violenza, dalla ferocia di questo branco, sono venuti in questura insieme alle loro famiglie, hanno denunciato, riconosciuto e collaborato con le forze dell'ordine. I 7 giovani a vario titolo devono rispondere dei reati di rapina, estorsione, ricettazione, minacce aggravate e porto abusivo di armi. I fatti sarebbero stati commessi fra i mesi di maggio ed agosto scorsi e precisamente il 19, 20 e 28 luglio ed il 1 e 5 agosto. Le indagini non sono ancora concluse. È una violenza fine a se stessa, soprattutto quando hanno messo in atto questa scellerata pratica del knockout game, che prevede di colpire persone ignare senza nessun motivo, che passeggiano per strada. Ma le stesse rapine non sono riconducibili ad una logica di profitto, perché hanno rubato pochi euro, quindi era proprio l'affermazione della propria supremazia il movente delle loro azioni. Allora, per ora abbiamo messo sicuramente un punto fermo su tutta una serie di episodi gravi che abbiamo ricostruito e ricostruito in maniera efficace grazie soprattutto alla collaborazione delle vittime. Non possiamo e anzi in parte speriamo che possano emergere ulteriori episodi e magari altre vittime vengano a denunciare quanto accaduto. Arrivano anche le note degli psicologi su questo fenomeno e dicono: sono ribelli perché non amati. La psicologa Catapane punta il dito contro gli adulti distratti e sordi con i figli. Questo avviene perché sono circondati dal vuoto esistenziale da adulti inconsistenti, mentre avrebbero bisogno di riferimenti e di basi solide a cui appoggiarsi. Il mondo degli adulti è preso da altro, distratto e sordo alle esigenze dei giovani, al loro bisogno profondo di amore, ed è questa la causa di tutto. Continuiamo a scorrere le pagine del centro, si parla di oculistica, malati trasferiti ogni notte, contestato il trasloco serale in otorinolaringoiatria. Sembriamo degli sfollati e ci rifiutiamo di farlo ancora. E poi il missionario scomparso, sono scarse le possibilità che sia ancora in vita. Vasi, una delle guide dei fedeli, la stampa locale non si occupa più di padre Luciano, questa la denuncia. E poi a Pescara si torna a parlare di Corso Vittorio. Riapriamo Corso Vittorio a doppio senso di marcia. Confcommercio rilancia la proposta, ma il comitato dei cittadini dice no. Micoliti Del Vecchio aveva promesso che la strada sarebbe stata pedonalizzata. E poi parla anche Ardizzi, dice: occorrono parcheggi gratuiti e sotterranei. Vittima anche il comune di Pescara, amministratore dell'AIPA condannato per peculato.
Stop ai libri scolastici gratis, mancano i fondi regionali. La lista Teodoro chiede al presidente D'Alfonso di sbloccare i contributi. Centinaia di famiglie non possono acquistare i testi perché non hanno i soldi. E poi la notizia che beffa: adesso il mare è tutto pulito. L'ARTA adesso valori nella norma all'altezza di Via Balilla, è stato revocato il divieto di balneazione. E poi gli interventi per il verde pubblico, palme e lecci curati contro i parassiti. Continuiamo a scorrere le pagine del centro. Si continua a parlare di quelle che sono ovviamente le difficoltà nel comune di Pescara. Allora, noi ora ci fermiamo invece, ci occupiamo di meteo, di Abruzzo Meteo, e lo facciamo con il nostro esperto Giovanni De Palma. Buongiorno Giovanni. Buongiorno Francesca, buongiorno a te e a tutti i telespettatori. Allora, questo è l'inizio del weekend. Come si era annunciato, un innalzamento delle temperature, in qualche modo si parla ancora di estate, di bel tempo, e allora cosa ci attende per il weekend? Ah, sicuramente avremo un fine settimana con un tempo decisamente migliore rispetto ai giorni scorsi, non ci saranno corpi nuvolosi. Soprattutto nella giornata odierna splenderà il sole e le temperature massime sono previste in graduale aumento. Tutt'al più saranno possibili degli addensamenti sulle zone montuose durante le ore centrali della giornata e nel corso del pomeriggio, quindi la giornata di sabato trascorrerà all'insegna del bel tempo. Anche la mattinata di domenica inizierà all'insegna del bel tempo, con un cielo poco nuvoloso e temperature in ulteriore graduale aumento, ma la tendenza è verso un graduale aumento della nuvolosità nel corso della giornata, in particolar modo nel pomeriggio, perché si avvicina una perturbazione atlantica attualmente posizionata sulla Francia e sulla penisola iberica, che con tutta probabilità attraverserà gran parte delle regioni centro-settentrionali tra domenica sera e la mattinata di lunedì e favorirà un peggioramento proprio in serata, in nottata, ma nella giornata di lunedì anche sulla nostra regione, con dei rovesci e delle manifestazioni temporalesche localmente, insomma, più probabili però, ecco, più probabili sul settore occidentale e nel teramano. Poi la tendenza, poi, Francesca, è verso un nuovo graduale miglioramento del tempo. Hai parlato di temperature in aumento e a partire da martedì, ma soprattutto tra mercoledì e venerdì, è prevista la rimonta di un promontorio di alta pressione di matrice nordafricana che darà luogo non solo a un nuovo deciso miglioramento del tempo, ma favorirà un sensibile aumento delle temperature anche sulla nostra regione, con valori massimi che potrebbero tornare a superare i 28, anche 30 gradi, soprattutto durante le ore diurne. Ovviamente non si tratterà di un'ondata di caldo come quella come quelle che si verificano in piena estate, perché di sera comunque i valori scenderanno e risulteranno particolarmente gradevoli, però di giorno, insomma, il caldo si farà sentire, quindi saranno giornate per chi volesse approfittare, diciamo, perfette per andare al mare, Francesca. Quindi ecco, si prospetta il ritorno dell'anticiclone africano che, alla luce dei dati attuali a nostra disposizione, continuerà ad interessarci almeno fino a venerdì. Poi bisognerà vedere se ci saranno variazioni, ma con tutta probabilità una nuova perturbazione potrebbe, insomma, poi seguire la rimonta anticiclonica, soprattutto nel prossimo fine settimana. Ma di questa situazione ne riparleremo diffusamente nei prossimi aggiornamenti, Francesca. Giovanni, prima di salutarci, come sempre ricordiamo tutti gli indirizzi per seguire le previsioni di Abruzzo Meteo. Iniziamo con il sito www.abruzzometeo.org. Ringraziamo Gianni D'Areo in regia. Questo è il sito ufficiale di Abruzzo Meteo, troverete tutti i bollettini, tutte le condizioni meteo e soprattutto segnaliamo le 4 telecamere sulle 4 province abruzzesi, così da monitorare in tempo reale la situazione. Suggeriamo sempre anche 2 profili Facebook, uno si chiama proprio Abruzzo Meteo, eccolo qua, ed è la pagina istituzionale, troverete tutto quello che è presente sul sito internet, e noi suggeriamo anche il profilo personale di Giovanni De Palma, perché qui troverete qualche curiosità in più, troverete tutto ciò che è presente sulla pagina istituzionale, ma in più troverete ad esempio la foto scattata alle prime luci dell'alba, dove Giovanni De Palma puntualmente registra anche i gradi delle prime ore del mattino, ed è un modo per capire un po' qual è l'avvio della giornata, ricordando che viene scattata da Monte Silvano.
Troverete sulla pagina anche le segnalazioni degli utenti. Molto spesso vengono postate foto e video per segnalare all'esperto meteo quella che è la condizione sul territorio abruzzese ed è un ottimo modo per mettere al corrente anche tutti gli altri utenti connessi alla pagina. Perciò noi ve lo suggeriamo. Giovanni, io ti ringrazio come sempre per il tuo intervento che tornerà lunedì mattina alle 7.20. Intanto ti auguro un buon weekend. Grazie Francesca. Ti auguro un buon fine settimana, così come lo auguro a tutti i telespettatori di TV6. Grazie, grazie a Giovanni De Palma di Abruzzo Meteo. Stavamo dicendo, si parla ancora di altre criticità sulle pagine di Pescara. Si parla degli alloggi di via Rigopiano, senza soldi per i lavori. Forza Italia denuncia una beffa per 80 famiglie e fa una proposta alla Regione. Reperiamo i fondi dal Ponte del Cielo e dall'Hotel del Volto Santo di Manoppello. E poi, in comune, bloccate 500 pratiche edilizie. Questo è l'allarme lanciato da Marcello Antonelli di Forza Italia. Rifiuti vicino alla scuola, Cerolini di Forza Italia dice via del Concilio è diventata una discarica. E poi il centro presenta i volti dei ragazzi che quest'estate hanno fatto gli strilloni in spiaggia. Continuiamo. Oggi c'è la cerimonia in chiesa degli sposi sub Marco e Alice, il fatidico sì a 5 metri sott'acqua. E poi ci spostiamo sulle pagine del Messaggero. Si parla di L'Aquila, Gran Sasso, il piano di Cialente. Il sindaco annuncia 100.000 euro per riparare le fontari. Un parcheggio da 120 posti a Campo Imperatore a 5 euro all'ora, così incentiviamo l'uso della funivia. E poi, ma quale incremento? Gli albergatori smentiscono De Santis. I dati contestati sulle presenze turistiche in città. Di spalla Lupisella costretto a pagare la mazzetta, si parla dell'operazione Red Rationem. E poi solisti e Isa sì alla rete, ma intanto si resta divisi. La proposta lanciata della Barattelli, mettiamoci insieme. Mantini, sarebbe bello un cartellone unico, paravano, perché non siamo in rete cultura? Non ci hanno invitato. Il rilancio del cratere, c'è un piano organico, sono pronti 240 milioni. Ieri la proposta del vicepresidente regionale Giovanni Lolli, interventi strategici per industria, tecnologia, turismo e cultura. Le osservazioni al piano dovranno essere presentate al massimo entro lunedì. E poi assolta, l'autista dello scuolabus si lamentava di un bimbo troppo vivace. Ancora tre colpi sparati, uno è stato quello mortale. Ora si cercano gli otto romeni che hanno partecipato alla rissa e sono scappati dopo l'agguato che l'omicida ha teso alla vittima. Un aiuto determinante potrebbe arrivare dalle telecamere di un negozio. I protagonisti si vedono nitidamente in volto. Il fermato, Pietro Catalano, continua a negare gli investigatori e dice di non sapere chi ha fatto fuoco. E poi retroscena, si indaga anche su una precedente lite in discoteca. Sulmona, Ranalli dichiara non possiamo perdere i posti letto. E poi, sempre a Sulmona, scuole e cantieri si aprono ora. Alle elementari, Luciana Masciangioli, si lamentano le madri e i padri dei bimbi. La sanità, mega summit di specialisti, questo ad Avezzano. E poi il raduno degli alpini, sono attese 7.000 penne nere a Castel di Sangro. Ci fermiamo per una piccola pausa di pubblicità e poi torniamo con la seconda parte della nostra rassegna stampa tra poco. Seconda parte della nostra rassegna stampa, torniamo sulle pagine del centro. Andiamo a Spoltore, dove andare a scuola? Ecco una mappa per orientarsi. A Spoltore due istituti didattici chiusi per lavori di sicurezza antisismica. 38 classi coinvolte, 800 studenti trasferiti in nuove sedi temporanee da lunedì. E poi scoppia la bagarre sui giardini dei Mezzanotte. A Francavilla il consigliere Mantini sulle spese di gestione. 18.000 euro a carico dei contribuenti. Il sindaco non mi risulta. Ecco l'isola ecologica con lo sconto all'Ipera, Francavilla, operativa da stamani, sull'Adriatico, l'EcoPoint incentivato dai bonus per fare la spesa. Punto nascita, nessun ricorso è stato presentato. Appena il portavoce del Movimento della Sanità attacca il sindaco D'Alfonso, aveva annunciato iniziative in difesa dell'ospedale San Massimo. Ci spostiamo sulle pagine del Messaggero e parliamo di un'altra polemica ed è quella sulla chiusura delle prefetture per il piano dei tagli dell'amministrazione pubblica.
Prefettura soppressa, dipendenti sconcertati, a rischio i progetti per mettere uffici nelle ex caserme. Il comitato convoca un'assemblea urgente e avvia la mobilitazione. E poi le reazioni, un taglio senza criterio e ci sono anche i numeri. Andiamo a leggere. Il regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'Interno prevede la soppressione delle sedi di Chieti a dispetto dei suoi 393.734 abitanti, distribuiti in 104 comuni, con un territorio di 2.588 km². Ma al tempo stesso, per esempio, viene salvata la prefettura di Ravenna, che di comuni ne ha 18, quella di Crotone con 174.068 abitanti e quella di Ragusa con 12 comuni, e l'elenco potrebbe allungarsi ulteriormente con tante altre prefetture, e i sindacati sono sul piede di guerra. In campo scende anche Pupillo, una situazione che in realtà mette in difficoltà non solo Chieti ma anche Teramo, perché nel piano dei tagli della pubblica amministrazione ad essere presi in considerazione sono proprio Teramo e Chieti, che verranno accorpate, Teramo con L'Aquila e Chieti con Pescara. Ed ecco le reazioni. A Teramo i tagli del governo, Teramo perde i pezzi, prefettura non resterà alcuno sportello, i 60 dipendenti già rassegnati a ricollocarsi altrove, ma il decreto deve passare in Consiglio dei Ministri e Parlamento. E poi l'incertezza negli uffici, in questura e tra vigili del fuoco c'è la convinzione che tutto rimarrà uguale, e del resto gli organici sono già ridotti ai minimi termini. E poi c'è la reazione del sindaco di Teramo, che dice: Brucchi chiama a raccolta gli altri comuni e i parlamentari abruzzesi, dobbiamo discutere dei tagli, e accusa Renzi. Io ho anche scritto e non si è degnato di rispondermi. Idea improponibile, L'Aquila è lontana e diversa da noi. E poi c'è la reazione del sindaco di Chieti. Addio alla prefettura, difenderò Chieti con tutte le mie forze. Di primo intenzionato a sbattere la porta al partito di Alfano, NCD stampella di Renzi, e oggi il vertice con la Chiavaroli. E Perrotti dichiara: quali criteri dietro questa scelta assemblea popolare del comitato per la salvaguardia di Chieti, cancellata una sede con 104 comuni. E allora proprio questa è una notizia che ieri ha agitato gli animi proprio tra Teramo e Chieti, e siamo andati ad ascoltare il sindaco di Chieti Di Primio, che è stato il primo a scrivere, il farsi sentire anche nei confronti di Angelino Alfano, che ricordiamo proprio appartenente allo stesso partito del sindaco di Chieti. E abbiamo fatto un quadro di quelle che potrebbero essere le conseguenze di queste chiusure. Vediamo. Ancora tagli, ancora accorpamenti in vista, a suscitare polemiche e soprattutto preoccupazione oggi è l'annunciato accorpamento delle prefetture. In Abruzzo a scomparire sarebbero due: Chieti, accorpata da Pescara, e Teramo, accorpata dall'Aquila. E subito si solleva la voce dei due sindaci che fanno capo ai territori depauperati dei presidi. Entrambi di centrodestra, Teramo. Brucchi se la prende con il premier Renzi, accusandolo di voler risparmiare soldi sulla sicurezza dei cittadini del territorio. A Chieti invece Di Primio riceve un colpo dal suo stesso partito, Angelino Alfano. Un colpo di forbice chiamato riforma della pubblica amministrazione. La scadenza è per il 31 dicembre del 2016. Io non sono contro la soppressione o l'accorpamento delle prefetture tout court. Io credo che questo provvedimento, questi provvedimenti adottati soprattutto dagli ultimi governi, da quello Monti in poi, vadano prima riflettuti, ragionati, condivisi con i territori. Sopprimere o accorpare una prefettura non vuol dire soltanto togliere un prefetto, perché poi in realtà rimarrebbero i costi delle strutture, ma vuol dire compromettere la sicurezza sul territorio con il declassamento ad esempio delle questure. Declassare una questura non vuol dire togliere un questore, ma vuol dire anche avere meno uomini a disposizione, meno servizi da poter garantire. E allora io ritengo che sia opportuno che questo provvedimento vada rivisto nella sua interezza. La situazione potrebbe configurarsi contorta se si pensa che solo 2 mesi fa Chieti aveva visto un avvicendamento con l'addio di Fulvio Rocco De Marinis e l'arrivo di Antonio Corona, nuovo prefetto e contemporaneamente segretario dell'associazione prefettizia. Se dovesse essere eliminata la sede di Chieti in favore di quella di Pescara, il pensiero va subito alle cariche. Di pochi giorni fa è la notizia dell'addio di Vincenzo D'Antuono, prossimo alla pensione. Dunque, l'interrogativo è se Corona prenderà eventualmente il suo incarico. Intanto si fa sentire anche la voce di
Forza Italia. Mauro Di Dalmazio, Gianni Chiodi e Paolo Gatti in una nota accusano Matteo Renzi di trattare Teramo come l'ultima periferia dell'impero per il mostrato disinteresse e per le infelici battute pronunciate nel corso della sua visita all'Aquila. Ora ci spostiamo a Lanciano, ortopedia, sequestrati i materiali. Il blitz della polizia giudiziaria al Renzetti dopo la denuncia di un paziente operato due volte in poco tempo ad una gamba. Si sono spezzate le placche e le viti in titanio impiantate nella tibia di un commerciante di 56 anni nel mirino LASL e la ditta fornitrice. Il provvedimento disposto ieri dal PM Anna Benigni durante l'intervento, stupore nel reparto. E poi un'inchiesta sul cartellino degli eventi estivi. Il centrodestra dice licenziare chi ha sbagliato. Tocca adesso alla magistratura stabilire se la delibera fosse viziata da irregolarità. E poi a Teramo, Brucchi come la Lega, allora aboliamo tutte le prefetture. La preoccupazione è che siano a rischio anche questure e comando di vigili del fuoco. Micheli dichiara così la città sprofonda sempre più nell'anonimato. E poi il mercato immobiliare, significativa impennata. Falone dell'Ance dice determinante l'accesso al credito per le famiglie con bassi tassi di interesse. La TEAM è in buona salute, è stato approvato il bilancio semestrale. E poi seminario della CEI, ci sarà anche il teramano Cianciotta. Cadono tegole sui ragazzi della Pagliaccetti. A Giulianova transennato il tratto di cortile annesso all'istituto IPIAS in vista del ritorno a scuola nella giornata di lunedì. In caso di esito favorevole sul ricorso al TAR, settimana corta, subito alla media e dal mese di gennaio anche alla De Amicis. Per Via Ravenna ha raggiunto l'accordo i lavori a carico dei privati. E poi a Roseto, prima campanella, il PD attacca, troppi ritardi. A Nereto, salve le sedi dell'INPS e dell'UTA. Il sindaco Giuliano Di Flavio ha ringraziato l'assessore regionale Dino Pepe. E poi adesso ci spostiamo sulle pagine del centro e andiamo sulla pagina di Chieti, dove c'è un altro annuncio. Sotto accusa, delibere su CUS e laboratori di lingue, collaboratori di lingue, l'università d'annunzio. Il DG vuole soldi da 60 ex e nuovi del CDA. Del Vecchio invia lettere di messa in mora per oltre 5 milioni anche a Cucurullo, Napoleone, Capasso e ad alcuni studenti. Il controesposto, uno dei colpiti dal provvedimento, accusa il direttore di aver omesso di interessare taluni componenti dell'allora Senato. E poi all'Aquila lo shock a Tagliacozzo, ha ucciso davanti ai figli, catalano portato in carcere. Sono stati fermati 4 romeni, uno colpito a martellate è in coma. Andiamo a Teramo, si parla dei tagli in prefettura, l'avevamo visto, non resterà alcun sportello. Le reazioni del sindaco Brucchi. Apriamo ora la pagina dello sport. Ieri c'è stato l'anticipo di Serie B che ha visto il Pescara in casa contro il Perugia, vittoria. Il Pescara vince e convince, Caprari, esultanza rabbiosa. L'ex attaccante romanista entra, segna il 2-0 e grida al pubblico muti. E poi Oddo promuove tutti, e questo è lo spirito giusto. Il tecnico arrabbiato per la rete del 2-1 subita nel finale, ma contento della prova. Dobbiamo imparare a gestirci meglio. Caprari, la gente deve avere pazienza. E Sebastiani dice risposta positiva dopo il KO con il Livorno. Caprari dice il mio gol, una liberazione. La punta del Pescara dopo lo sfogo. Mi sono sentito bersagliato dopo il Livorno e la Padula, ci tenevo a farmi apprezzare. Il centrocampista Verre, dopo una giornata storta abbiamo reagito bene, il campionato è lungo e noi abbiamo ampi margini di miglioramento. Ci spostiamo sulle pagine del Messaggero, anche qui la notizia è quella della vittoria del Pescara. Il Pescara si riscatta, i biancazzurri battono 2-1 il Perugia e cancellano il brutto esordio. Decidono Musciai e Caprari. Prova di carattere dei biancoazzurri, trascinati da un'ottima prestazione dell'ex teramano La Padula. Dopo un avvio un po' contratto, la squadra si è sbloccata nel recupero, il gol di Carmine. Sebastiani dice quando saremo al top ci divertiremo. È importante che i nostri tifosi si siano entusiasmati. Questa sera si è creato un bel ambiente. E Oddo applaude, bene così. Caprari dichiara il mio è stato solo uno sfogo. E allora l'abbiamo detto, c'è stata la vittoria in casa del Pescara nella seconda di campionato. Noi ovviamente abbiamo seguito in diretta la partita e questo è il resoconto. Vediamo.
Pescara in campo con il 4-3-1-2 con Zampano e Crescenzi sulle fasce, Fornasiere e Zuparic centrali, Memmusciai preferito a Benali in mediana, con lui anche Torreira e Verre e Valotti alle spalle di La Padula preferito a Caprari e Cocco. Nel Perugia 3-5-1 con l'ex Rizzo in mediana con Lanzafame a sostegno dell'unica punta Ardemagni, questa la scelta dell'appena inquadrato tecnico perugino Pierpaolo Bisoli, dirige Pinzani di Empoli, una partita con un Pescara un po' contratto all'inizio, questi è Massimo Oddo e la prima azione degna di nota è del Perugia con l'affondo sulla destra di Salifu, l'ex modenese che arriverà al cross e Ardemagni sarà anticipato di un soffio da Zampano, opportunità per il Perugia. Poi il Pescara si scioglie, siamo poco prima della mezz'ora, la grande chance per La Padula, il migliore in campo, incrocia il sinistro, la palla incoccia contro il palo, grande iella per l'ex attaccante del Teramo a portiere battuto, palo pieno, poi il tentativo di testa da parte di Cocco, debuttante con la maglia del Pescara, alta la sua incornata, rivediamo due rallenti della pregevole conclusione di Gianluca La Padula, ma passano pochi minuti, siamo alla mezz'ora ed ecco il gol del vantaggio, il fallo subito in area di rigore da Cocco, il fallo da rigore commesso da Mancini, Memmusciai va dagli 11 metri e spiazza Rosati, esecuzione di giustezza di Memmusciai che di solito sceglie la potenza, stavolta va di precisione e infila l'angolo alla destra dello spiazzato Rosati, è il primo gol in campionato per il Pescara che era rimasto a secco all'Ardenza. È un ottimo momento per il Pescara che chiude benissimo la frazione, qui c'è una botta dalla distanza di Torreira e la respinta con i piedi di Rosati, la preoccupazione di Bisoli, Perugia che reagisce con questa azione sulla destra, il cross effettuato da Del Prete, il colpo di testa di poco a lato ancora di Matteo Ardemagni, ancora Pescara con il sinistro violentissimo di La Padula e la deviazione in angolo da parte di Rosati. Siamo nella ripresa, Bisoli cambia qualcosa, esce Mancini, entra Parigini, Perugia dunque più offensivo, eccolo qui Bisoli, ma il Pescara ancora una importante opportunità con questo tiro dal limite di Valerio Verre. La risposta del Perugia proprio con lui è entrato Parigini e la gran risposta di Aresti, la parata di Aresti su Parigini e poi il tentativo di Ardemagni sul cross dello stesso Parigini. Entra Caprari, siamo poco prima della mezz'ora della ripresa, esce Cocco davvero stanchissimo, passano pochi secondi ed ecco cosa accade, La Padula che controlla questo pallone, dà in verticale un assist splendido per Caprari che stavolta è freddo, è lucido e davanti a Rosati non sbaglia, segna il gol del 2-0, zittisce la tribuna e quel pubblico che lo aveva fischiato al momento dell'ingresso in campo qualche secondo prima e poi va a prendere anche l'abbraccio del tecnico Massimo Oddo. Partita finita quasi perché nel primo dei 4 minuti di recupero Di Carmine, da poco entrato al posto di Salifu, realizza il gol del 2-1, ma il risultato non cambierà nonostante questa realizzazione agevolata da un flipper tra Crescenzi e Zuparic, un pochino di ansia, ma il finale è 2-1 per il Pescara. E allora abbiamo detto soddisfazione per Oddo e rammarico per quel gol nel minuto di recupero. Ascoltiamo anche le sue dichiarazioni post gara. Non è più arrabbiato dopo quel gol del 2-1. No, mi sono arrabbiato perché abbiamo fatto sicuramente una grandissima prestazione a livello caratteriale. Abbiamo fatto anche, secondo me, delle buone giocate, abbiamo creato abbastanza. Ero contentissimo per la difesa perché non è facile, non era facile. Oggi ha incassato un bel po' di critiche in settimana e giustamente, però c'è stata una grandissima reazione della squadra e sono contentissimo per i quattro difensori che hanno fatto una grandissima partita e quando abbiamo preso gol mi sono arrabbiato tantissimo, non con la difesa, mi sono arrabbiato perché non meritavamo di prendere gol, non volevo prendere gol, non volevamo prendere gol. Purtroppo non è stato neanche un errore perché è stato un rimpallo, la palla è rimasta lì, semmai
quel pallone non doveva entrare, non doveva essere crossato in area, forse si poteva fare qualcosa di più sull'esterno. Oggi l'importante è la prestazione, oltre al risultato che fa sempre effetto, quindi la prestazione c'è stata, il risultato è arrivato. Il pubblico vi ha seguito, quindi non poteva esserci giornata migliore. Sì, ma io ragazzi, prima partita avevo detto che il tifoso è questo giustamente, nel senso si aspetta sempre la vittoria, quando non c'è la vittoria si aspetta una prova comunque caratteriale che noi non abbiamo avuto a Livorno, e questo c'è da dirlo. E la prima cosa che ho detto è entriamo in campo e dipende da noi se ci vogliamo portare il pubblico da nostra parte, bisogna partire subito forte e far vedere che la mentalità è quella giusta, l'abbiamo fatto e poi c'è stato dietro tutta la partita. Questo è il pubblico di Pescara, non solo, ma io lo conosco bene, ma è stato dalla nostra oggi anche per merito nostro, perché abbiamo dimostrato comunque una reazione importante. Per concludere, è stata anche una risposta a coloro che le hanno dato il presuntuoso prima di Livorno? Ma ognuno è libero di dire quello che vuole, io non penso di essere un presuntuoso, non lo sono mai stato, anzi probabilmente è sempre stata la mia forza quella di essere una persona umile che ha raggiunto i propri risultati sempre con grande umiltà, e probabilmente quando si parla, quando si vuole trasmettere qualcosa lo si fa anche per voler cercare di creare qualcosa di importante, a volte si è un pochino... Non tutti sono in grado di capire, dai. No, ma non voglio dire, ognuno capisce quello che vuole, ognuno è libero di pensare ciò che vuole, ma l'importante è che io so che non sono un presuntuoso, ma sono un umile, i risultati si raggiungono sempre con grande umiltà. Impegno in casa oggi per la Virtus Lanciano, che incontrerà l'Ascoli al Guido Biondi. D'Aversa chiama Lanciano, tutti insieme per la salvezza. Il tecnico della Virtus, il pubblico, ci deve trascinare già contro l'Ascoli. Paghera prende il posto di Bacinovic a centrocampo. Sono circa 1600 gli abbonati rossoneri del capoluogo marchigiano. Sono attesi 1000 tifosi. E allora ascoltiamo anche quelle che sono state le dichiarazioni del tecnico Roberto D'Aversa prima dell'impegno casalingo. Vediamo. Ci auguravamo che alla fine potessimo giocare nel campo nostro, perché penso, come ho detto già il giorno della presentazione, che quest'anno più che mai c'è bisogno dell'apporto del nostro pubblico per l'arco di tutto il campionato, e quindi di far sì che veramente che abbiamo il 12° uomo in più che ci aiuti a fare risultati, che sarà un anno difficile dove sicuramente faremo di tutto possibile per ottenere l'obiettivo nostro. Ripeto, per il raggiungimento dell'obiettivo c'è bisogno di tutti quanti. Sapevamo dell'entusiasmo di una squadra che viene ripescata, sapevamo del blasone di una città come Ascoli, quindi siamo a conoscenza del fatto che comunque il pubblico da parte dell'Ascoli sarà numeroso, ma ripeto, a prescindere la campagna acquisti, dove lì non ci possiamo fare niente, e comunque hanno un potenziale economico, come ho già detto la settimana scorsa, dove loro attualmente hanno la possibilità di allestire una squadra più forte tutto il campionato, anche rispetto a quelli che magari sono mossi benissimo durante il mercato estivo, però noi su tutto questo non possiamo farci niente, noi dobbiamo solo pensare a noi stessi e a cercare di mettere in campo le nostre caratteristiche di una squadra che si vuole salvare, e quindi di non commettere gli errori, perché una squadra che si vuole salvare non si può permettere di commettere certi errori, e a prescindere i giocatori della squadra avversaria, a prescindere il modulo con cui loro scenderanno in campo, tutto dipende da come affrontiamo noi questa partita. Nuovo colpo di scena per il Teramo, guardate qua, ricorso del Forlì, ora il Teramo rischia addirittura la Serie D. Il CONI sospende le gare dei Biancorossi e del Savona, gli ultra di Giuseppe Mai Più Qui e Campitelle Vendi. Teramo torna a rischio la Serie D. Nella tarda serata di ieri è arrivata la notizia shock che il collegio di garanzia del CONI, presieduto da Franco Frattini, ha accolto in via cautelare il ricorso avanzato dal Forlì contro le sentenze sul calcio scommesse relative alla gara Savona-Teramo, e in virtù di tale decisione ha disposto, sempre in via cautelare, il rinvio fino al 23 settembre delle partite di Teramo-Savona e dello stesso Forlì in programma domani. Dopo le motivazioni sul caso Savona,
Savona, il Forlì ha fatto ricorso al collegio di garanzia CONI, chiedendo la retrocessione in D del Teramo e del Savona, una sanzione quest'ultima che era stata inflitta in primo grado e che, se confermata in appello, avrebbe consentito al club romagnolo e al Gubbio di ottenere la riammissione in Lega Pro. Andiamo anche sulle pagine della città, che si è occupata della stessa questione. Il CONI blocca il campionato del Teramo. Accolta l'istanza cautelare del Forlì, che vuole il posto dei biancorossi in Lega Pro. La decisione arriverà entro il 23 settembre. E poi il campionato. Niente partita contro il Sant'Arcangelo per il 20 settembre. Bisognerà attendere almeno il 23 del mese. Per la preparazione si continua a lavorare con qualche difficoltà per mettere a punto la squadra che andrà in campo a settembre. Ed ecco qui avremmo voluto iniziare a scrivere di calcio giocato, invece per il Teramo resta invischiato nelle carte bollate nei ricorsi, rischiando ancora di finire in Serie D. E clamorosa è la decisione di ieri del CONI, che tramite il Collegio di Garanzia dello Sport, presieduto dall'ex ministro Franco Frattini, ha deciso di accogliere l'istanza cautelare nei campionati del Teramo, del Savona e del Forlì fino al prossimo 23 settembre. E allora concludiamo qui la nostra rassegna stampa. Prima di salutarci ricordiamo che l'appuntamento con l'informazione arriva nella prima edizione alle ore 14 e poi questa sera alle 19. E invece la nostra rassegna stampa di Mattino 6 torna lunedì puntuale alle 7. Buon weekend.